Sono con Don Mario Sorce. Don Mario Sorce è tra i promotori, direi l'anima della marcia che si è svolta il 25 scorso dalla rotatoria di Giunone alla rotatoria alla Sala degli Scultori, appunto per protestare contro l'isolamento della città di Agrigento. La manifestazione è stata un successo, direi, clamoroso. Forse non ve le spattevate neanche voi questi numeri. E allora quello che io chiedo adesso è: cosa farete domani mattina per dare voce e seguito a questa bellissima manifestazione che avete organizzato e che si è svolta il 25 scorso? Come già detto nel documento finale che era stato preparato e realizzato assieme ai sindaci, ai sindacati e alle associazioni di categorie, giorno 8 febbraio ci sarà un incontro tecnico con il vice ministro Cangelleri, i dirigenti dell'ANAS e mi permetto di aggiungere anche un ingegnere della provincia di Agrigento che conosce molto bene tutta la rete viaria della nostra provincia, perché in maniera chiara vedremo dove nell'immediato si può intervenire. Il vice ministro al primo incontro ci ha detto che c'era già la possibilità di un fondo di circa 400 milioni di euro disponibili per credo Sicilia e Calabria, spendibili nell'immediato. Quindi se già di questi 400 milioni si potesse far finanziare qualcosa che riguarda la 189 e sapere in che tempi si riprendono i cantieri ed eventualmente naturalmente entro quando si arriverebbe a conclusione, perché ancora dopo 10 anni dall'inizio ci sono più di 6 semafori che rendono impossibile il transito e la voglia di fare quel percorso per andare a Palermo. Ha bruciato questa situazione l'economia di tutte le realtà che sono presenti sulla 189. Dall'altro lato la 640, già sappiamo, abbiamo visto che diversi cantieri si sono aperti, desideriamo sapere entro quali tempi verrà effettivamente completata. Lui ha già dato dei riferimenti in tal senso dicendo, se non sbaglio, che entro il 2022 tutto dovrebbe essere concluso. Ma soprattutto desideriamo sapere, perché questo è un problema serio, soprattutto del nostro entroterra, se c'è la volontà di intervenire sulle strade provinciali e statali e soprattutto se c'è anche la possibilità di intervenire sulla 115, che è una delle arterie principali, perché il flusso di traffico che transita sulla 115 forse è uno dei più pesanti. E siccome ancora oggi è necessario attraversare parte della zona abitata di Porta Empedocle, è anche molto pericolosa. Quindi questo sarà nell'immediato il primo incontro. Il secondo dovrebbe essere, però ancora dobbiamo preventivarlo, o meglio dobbiamo stabilirlo concretamente con l'assessore Falcone. Vedere quale tipo di intervento si può fare con le competenze della regione e poi vedere di non sprecare questo movimento che ci ha portato in piazza. Poco fa tu dicevi è stato un successo oltre le aspettative. No, se devo essere sincero, io mi aspettavo anche qualcosa di più. Eravamo in tanti, dai nostri numeri credo che siamo stati più di 4.000, non è vero come dice qualcuno che c'erano 2.000 presenze, basta vedere alcuni video, alcune foto fatte dall'alto, c'era davvero tanta gente. Ma io mi aspettavo che l'agrigentino, anche se non è solito partecipare a queste manifestazioni, proprio per il momento storico che stiamo vivendo, questa è una situazione particolare, doveva essere più presente.